stadio Pietro Fortunati in Pavia, domenica 1 maggio, è la festa dei lavoratori, ma il calcio non si ferma mai. Terz'ultima di campionato, nel girone A di prima divisione si sfidano Pavia, aspetta, 7 precedenti, 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per il Pavia. Subito Pickelman in area di rigore sinistro, c'è Facchino. Pietro per mezza Colli, cerchio di centrocampo oltrepassato, può impostare. Il tocco di Ferretti, dai e vai, in area di rigore Ferretti, la puntata con la punta delle dita, Rafael mette in angolo, ma all'undicesimo, prima il corner in mezzo, Caidi, palo, Eusepi sulla linea, salva tutto Maietta, 22esimo, va Blanchard col sinistro sul fondo, occasione per il Pavia. Ferretti non controlla, allora Alfredson, e intanto arriva il primo gol nel big match dello Stadio Italia, Sorrento 1, Gubbio 0, finisce così, promozione rinviata, intanto il destro, gol, l'euro gol di Russo, destro deviato che si innalza e finisce all'incrocio matando Facchin al 42esimo. Settimo corner per il Pavia, 7-2, tiri delle bandierine, traversone di Ferrini, pallone allontanato. Mezzacolli fa girare sul secondo palo, arriva Ferretti con l'esterno, rimette giù Eusebi, sbuccia, c'è sulla linea, resta lì, lo sceriffo, Leo Blanchard al 77esimo, in mischia. Tempo, finisce qui, Pavia e Verona si dividono la posta in palio, finisce 1-1, Verona in vantaggio con un destro da fuori deviato al 42esimo di Russo, il pareggio in mischia termina di un'azione insistita di Blanchard al 77esimo, secondo gol con la maglia pavese, il primo di fronte ai propri tifosi per il centralone di Grosseto, finisce 1-1 e Pavia rimane quintultimo a 36, ma è a meno 2 dal Ravenna che ha perso e si giocherà tutto domenica prossima a Bolzano, mentre Ravenna sarà di scena contro il Pergo Crema.